Peppino Di Capri, beh, ragazzi, ormai. Tu sei una malattia. Vieni qua, Peppino, Peppino Di Capri. Dunque, cosa possiamo dire di Peppino Di Capri? Pensa tu, io ho pensato una cosa. Tu sai che forse tu sei il padre ideale di centinaia di migliaia di ragazzi, lo sai? Lo sai sto fatto? No. Nel 58, Peppino Di Capri, nel 58, c'aveva tutti questi motivi formidabili. Malattia, non è peccato, voce notte, Roberta, nessuno al mondo, Roberta, vabbè, erano tutte musiche che erano di sottofondo ai flirts dell'epoca, è vero o no? Ricordo, quindi quanti anni fa? Sono nel 58, 19 anni fa, sì, quanti bambini sono nati? Forse tutte queste ragazze, molte sono tue figlie, non ti senti un po' papà, una responsabilità? Papà, papà Di Capri, sentiamo, prendiamo il microfono, ecco. Bravo, ecco, sì. Che, senti questo peso di questi centinaia di migliaia di ragazzi che sono... Beh sì, un po' sì. E infatti tu hai fatto questo disco sì, d'affetto, ho fatto diciamo, un po', no? Diciamo, una raccolta di tutte queste primissime canzoni. Sì, quanti appunto... anni? Vent'anni? Quanti cantanti secondo te dureranno vent'anni? Cioè vent'anni? Auguro... Lo so che sei buono, Gauro, ma insomma nel 2000, secondo i calcoli, tutti questi cantanti di adesso dovrebbero essere ancora sulla breccia. Ci saranno? No, no, questa non speriamo. Ci saranno o no? Ma cosa rappresenta Peppino Di Capri? Perché ti vorrei domandare una ragazza, tu per esempio, ti dispiace venire qua un momento? Vieni qua un momento, perché io vorrei domandare, per esempio, sì, che cosa rappresenta Peppino Di Capri per una ragazza di 18 anni? Tu ti chiami, dillo tu. Laila. Laila. Ciao, ecco, Laila. Peppino Di Capri, per esempio, per te che hai 18 anni, che cosa rappresenta? Ecco, perché è diverso. Mi raccomando. È diverso, non ci siamo preparati. Rappresenta un mondo romantico che probabilmente adesso non c'è più. Aiuto. Adesso non c'è più il mondo Barry White, tutte queste romantiche. Beh, ma è un altro tipo di romantica. Ma te, Peppino Di Capri, non l'hai scoperta adesso perché 18 anni fa tu non c'eri. Sono nata 18 anni appunto, fa. Appunto, quindi tutte, non è peccato, non la conosci, sì? Sì, sì, io le conosco tutte, quella di Peppino Di Capri, perché mi piace moltissimo. Quindi, anche dopo 18 anni... Salvato. Beh, sembra, ma tu l'hai incontrata prima, no? No, no. Vabbè, 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 grazie. Prego. Grazie. Ora, Peppino Di Capri ha fatto un LP, vero? Sì. D'affetto, lo vogliamo chiamare così, un LP, sì, un LP affettivo. D'affetto. Si chiama E ti ricorda tutti questi così. Motivi, eccoli qua, vedi. Dunque c'è malattia, non è vorrei... peccato? Sì, posso vorrei dirlo? Che tu... Che c'è? Dillo tu. Fai tu. Dunque metti, aspetta, mettiamo numero uno, due o tre. Sentiamo questi brani che ricordano... Posso aprire? Dì, prego, questo è aperto, il numero uno, guarda, il numero due, apri quello che vuoi. Non so, tutto aperto. Aspetta, no, mettiamo questo. Mamma mia, ecco. È aperto questo. Bravo, è il due questo qua. E posso mettere altri? Non è peccato. Faccio una. E se il suo non va a somadare, non è peccato. Mi piace, sì. Anche tu cominci. Quanti quarantenni? Posso fare anch'io? Prego, prego, fai tu. Ma si che sta da te non apriva così. Bravo, bravo. Posso cambiare intanto? Fai tutto, è tua. Nessuno mai saprà cosa sei per me. Non è vero che non sarà Roberta. Roberta. Non mi credi, non hai fiducia in me. Mi tremano le cose. Lasciamo stare un po', lasciamo, perché questa malattia non è male. Basta. Questa voce notte, aiuto. Voce notte. Basta, va bene, basta così. Sono l'albo. Facciamo un applauso a Peppino Di Capri, che rappresenta... Grazie. Rappresenta un'epoca importante per molti ascoltatori, eh? Moltissimi. Invece adesso abbiamo presentato questo LP della Splash, perché la tua Splash. Etichetta si chiama Splash, perché Peppino Di Capri ha una sua etichetta, come tanti cantanti, come la Vanonica, la sua Vaniglia, eccetera. Bene, e adesso invece ci presento una canzone appena uscita, anzi non è ancora uscita. Appena uscita. Come si chiama? È Incredibile Voglia di Te. Incredibile Voglia di Te, Peppino Di Capri. Prego, vai, gira e fai. Lo sai, è l'ultima occasione che ci resta.
tentativo, per non dire basta. E da domani